Ciao a tutti! Come va? Spero bene! Prima di iniziare il video, essendo lunedì, vi ricordo che è uscito il mio video anche sul canale di Motori Online, nel quale vi parlo delle 5 auto del futuro. Trovate il link in descrizione. Anche se bere una bella bibita gassata fresca e frizzantina in un caldo giorno d'estate risulta piacevole e rinfrescante, ci sono persone che ormai ne sono talmente assuefatte che quasi non bevono più acqua. E questo può portare a lungo andare gravi problemi alla salute, che oggi scopriremo insieme. Ma prima ricordate di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per ricevere sempre le notifiche e se vi va lasciare un mi piace al video e seguirmi sui social, trovate i link in descrizione. Costano molto. Partiamo con l'impatto sul portafogli. Certo, è forse il meno grave rispetto ai rischi per la salute, ma è comunque un aspetto da tenere in considerazione. Le famiglie che consumano giornalmente litri e litri di bibite gassate, hanno mai pensato di calcolare l'ammontare del budget familiare destinato ogni anno all'acquisto di queste bevande? Rimarreste sbalorditi nello scoprire quanto risparmiereste scegliendo di bere semplicemente acqua, oltre logicamente agli innumerevoli benefici per la salute a lungo andare. Hanno un impatto sul sistema nervoso. Lasciamo stare che alcune ormai vengono vendute proprio come bibite energetiche e presentano potenti eccitanti come la taurina. Sorvoliamo anche sull'alto contenuto di zuccheri, che sono a loro volta stimolanti. Soffermiamoci invece su un'altra sostanza presente in un gran numero di queste bibite, la caffeina. La caffeina è un alcaloide che ha effetti stimolanti sul sistema nervoso autonomo e sul cuore, così che stimola lo stato di veglia e la resistenza alla stanchezza, oltre ad essere un potente vasodilatatore. Tuttavia, questi sono i suoi effetti benefici. Il consumo eccessivo di caffeina provoca invece dipendenza, mal di testa, aritmia cardiaca, insonnia ed ansia. Gli stessi sintomi che si presentano se assumete troppo caffè o tè al giorno. Provocano sovrappeso e diabete. In generale, tutte le bibite gassate hanno un'alta concentrazione di zuccheri. Pensate, una lattina ne può contenere fino a 3-4 cucchiai. I più calorici sono il saccarosio ed il glucosio, e un eccesso nel consumo di questi zuccheri provoca logicamente un aumento dei livelli di zucchero nel sangue, infiammazioni del pancreas e perfino il diabete. Inoltre, tutti questi carboidrati che assumiamo, se non vengono convertiti in energia mediante i processi metabolici, si accumulano sotto forma di grassi nei tessuti e nelle arterie, provocando sovrappeso ed arteriosclerosi. Rovinano il sorriso. Consumare bibite gassate pone a serio rischio la bellezza del vostro sorriso. Oltre all'ormai scontatissimo zucchero che tutti sappiamo causare carie, nelle bibite gassate ci sono alcune sostanze che contribuiscono a rovinare in maniera grave lo smalto dei denti. Si tratta dell'acido fosforico, che conferisce quel sapore caratteristico e funziona anche come conservante. Ma oltre a danneggiare i denti, l'acido fosforico provoca anche altri danni all'organismo, di cui però parleremo più avanti. Causano reflusso gastroesofageo. A differenza di ciò che si diceva in passato, le bibite gassate non aiutano affatto la digestione, hanno anzi un effetto negativo sul processo digestivo. L'anidride carbonica e gli acidi presenti in queste bevande aumentano l'acidificazione dei succhi gastrici, che a loro volta accelerano la digestione, ma che allo stesso tempo causano reflusso gastroesofageo, acidità di stomaco e problemi di assorbimento, che possono risultare particolarmente dolorosi, soprattutto nelle persone che soffrono di gastrite o ulcere allo stomaco. Diminuiscono la densità ossea ed accelerano l'invecchiamento. Come se non fosse abbastanza, l'acido fosforico e la caffeina presenti in queste bibite sono nocivi per lo scheletro, poiché interferiscono sull'assorbimento del calcio da parte delle ossa, causando la perdita di massa ossea, debilitandole e favorendo la comparsa di osteoporosi. Inoltre, la combinazione di zucchero ed acido fosforico rende difficile l'assorbimento di ferro da parte delle cellule, il che può causare anemia e renderci suscettibili alle più svariate infezioni.
Una ricerca condotta dalla Federation of America Societies for Experimental Biology ha dimostrato che i topi di laboratorio, trattati con elevati livelli di fosfati, muoiono addirittura 5 settimane prima rispetto a quelli non trattati. Hanno un effetto cancerogeno. Le bibite gassate devono avere un sapore ed un colore accattivante, oltre a doversi conservare in buono stato per lungo tempo. E per questo motivo vengono aggiunti numerosi conservanti, coloranti, acidulanti e additivi chimici che possono risultare molto dannosi per il nostro organismo. Queste sostanze tendono ad accumularsi nei tessuti, provocando la comparsa di cellule cancerogene e, a lungo termine, lo sviluppo di un tumore. Non lasciatevi quindi ingannare dalle pubblicità quando parlano di bibite con antiossidanti. Il vostro organismo ha bisogno sì di antiossidanti, ma naturali, che può trovare nella frutta e nella verdura. E quindi spero che il video sia stato di vostro gradimento come sempre. Inoltre ragazzi, siccome spesso mi chiedete dove compro le mie magliette così particolari, vi lascio i link in descrizione del sito su cui le compro, dove ho preso anche questa qua di Final Fantasy. Inoltre fatemi sapere nei commenti voi che rapporto avete con le bibite gassate, se siete degli assidui bevitori oppure ne bevete una ogni tanto. Io ci tengo comunque a dirvi che questo video non è fatto da uno di quei salutisti che non bevono bibite gassate o appena ne vedono una sembra che stiano combattendo contro il demonio. Anzi, penso che berne una ogni tanto, magari una volta a settimana con gli amici, non faccia poi tanto male. Però diciamo che abusarne, ed effettivamente conosco anche io diverse persone che ormai non bevono più acqua ma diciamo si dissetano a bibite gassate, a lungo andare può fare davvero male. Inoltre ci sono diversi studi scientifici che dimostrano le cose che ho detto all'interno del video riguardo alle sostanze chimiche e cancerogene che alcune di queste bibite presentano. E quindi anche per oggi penso non ci sia altro da dirci e possiamo salutarci. Ricordate che se questo video è stato di vostro gradimento lasciatemi un mi piace, condividetelo su Facebook, fatelo vedere ai vostri amici, se vi aggiungete le preferite e noi ci vediamo domani con un nuovo video.